Chiacchieroni, benvenuti o bentornati sul canale. Natale è finito e con lui è passato il periodo in cui siamo tutti più buoni, quindi ecco, iniziamo l'anno con un bel video polemica. Durante il periodo delle festività, infatti, poco prima di Natale, ho visto condiviso su Facebook un'idea alternativa per regali di Natale agli amanti dei libri. In particolare, la protagonista dell'articolo era questa ragazza che andava a recuperare i libri diretti a Macero per crearne dei gioielli o dei soprammobili, in generale per dargli una vita diversa rispetto a quella che avevano prima. Sinceramente l'ho trovata un'idea molto molto originale per dare una seconda vita a questi libri che altrimenti non avrebbero avuto più nessuna funzione, se non appunto quella di essere distrutta ed eventualmente diventare altra carta. Soltanto che io soffro di una malattia bruttissima che mi costringe a leggere i commenti su Facebook. Se voi non ne siete affetti, vi invidio veramente tantissimo, perché nei commenti di Facebook si trova il peggio dell'umanità probabilmente. Sotto a questo articolo, infatti, oltre al fatto che ci sono persone che non l'hanno letto minimamente, si sono fermati al titolo che diceva qualcosa tipo diamo una seconda vita ai libri, una roba del genere, e quindi pensavano che questa ragazza andasse a comprare i libri nuovi o magari all'usato, robe così, per distruggerli, hanno incominciato comunque ad insultarla nei modi più creativi e meno creativi, ma tutti con lo stesso praticamente livello di italiano, ossia prima elementare, prima o poi ci arrivo, soprattutto minimamente inerenti a ciò che faceva, principalmente la sua persona. Le persone si sentono in diritto di dire le peggio castronerie per pulirsi la coscienza su internet, perché tanto c'è lo schermo, perché tanto Facebook non è la vita vera, secondo queste persone, e quindi si permettono di dire cose che nella vita vera non direbbero mai, che magari neanche pensano, però è giusto per sentirsi parte del gruppo, per sentirsi magari migliori degli altri. Ecco, secondo me questo tipo di commenti avrebbe bisogno di un'analisi a parte, ma da parte di uno psicologo o di uno psichiatra. E poi un feticismo spropositato nei confronti del libro cartaceo. Il libro come oggetto sacro, il libro come oggetto intoccabile, il libro che è meglio accumulare in casa piuttosto che portare al macero, piuttosto che distruggere in altri modi. Persone che le dicevano che lei quei libri li avrebbe dovuti salvare, non mutilare, e roba del genere. Ora, sorvolando sul livello infimo di questi commenti, sul perché questi libri sono arrivati al macero, eccetera eccetera, ed in generale staccandoci da questa vicenda, io mi sono stupita di quante persone ancora reputino il libro sacro. Il libro cosa? Quale? Come? Perché? Penso che identificare i libri come il libro sia una cosa che possono fare solo le persone che i libri non li hanno mai aperti, che i libri non li hanno mai letti. Perché nel momento in cui tu sei un lettore che legge più di un libro all'anno, sai anche che i libri non possono essere identificati tutti nella stessa categoria. Sarebbe come mettere i film tutti in una stessa identica categoria, e allora ci rientra allo stesso modo il cinepanettone italiano, come un film dei supereroi, come un film horror, come un film storico e cose simili. Mai ci sogneremmo di fare questo ragionamento per il cinema. Perché per i libri sì? Perché il libro è il libro, punto. Non esiste. Non esiste assolutamente, secondo me, questo modo, non dovrebbe esistere assolutamente questo modo di leggere i romanzi, questo modo di vedere i romanzi. Anche perché, secondo me, mettere su un piedistallo il libro proprio come entità generica, fa perdere di valore libri che realmente meritano, perché li mette a paragone con qualsiasi tipo di produzione editoriale. Io posso capire vedere il libro come un oggetto particolare, importante, soprattutto se si è lettori, sicuramente si dà una grande importanza al libro, all'oggetto cartaceo, e magari gli si dà anche un'attenzione superiore rispetto a una persona che non ama leggere e così via. So di tantissime persone, e io sono tra quelle, che hanno tante manie nei confronti del libro. Magari plastificarli per non farli rovinare, o non sottolinearli, non fargli le orecchie, eccetera. Però ci sono anche tantissimi lettori che tutte queste cose le fanno. E allora ci sono lettori di serie A e lettori di serie B a seconda di come vengono trattati i libri.
E se una persona i libri li compra, li mette nel cielo, li lascia perfetti e non li apre mai, è migliore di una persona che invece li compra, li legge, li rilegge e li pastrugna, li sottolinea, eccetera, eccetera. Per cosa è nato il libro? Forse questa è la prima domanda che dovremmo farci. Il libro è nato per essere messo su un piedistallo e adorato o per essere letto? Perché ha una storia da trasmetterci. E una volta che ha finito il suo compito, sia quello di trasmetterci quella storia, che fine fa quel libro? Nel caso dei libri che ci piacciono, direi che non ci sono problemi di sorta, semplicemente rimangono nelle nostre librerie. Ma quando un libro non ci piace, e come me magari non avete tutto questo spazio da poter accumulare anche i libri che non vi sono piaciuti, che fine fa quel libro? Può essere dato, può essere venduto in un negozio di seconda mano, può essere scambiato e può essere donato in biblioteca. Per il momento queste sono le cose che io ho fatto con i libri che non mi sono piaciuti. Ma nel caso in cui queste tre soluzioni non siano possibili, e ho già due o tre libri in cui queste situazioni non sono possibili, e per ora me li sto tenendo, ma credo che ancora per poco potrò riuscire a mantenerli mantenerli in libreria, perché appunto non ho più spazio. Comunque, se queste tre soluzioni non sono possibili, che fine fa quel libro? Li si può lasciare in un punto di book crossing, magari, ma alla fine lì verrebbero accumulati piano piano dei libri che non verranno mai presi. Ne ho visto veramente tantissimi di book crossing pieni di libri estremamente rovinati, ma rovinati nel senso che gli mancavano pagine, non che hanno la copertina leggermente piegata o cose simili, proprio libri in cui mancano pagine, libri illeggibili ormai, perché magari hanno talmente tante sottolineature che le parole sono andate a scolorirsi e così via. Con quei libri che cosa bisogna fare? Non bisogna buttarli? Perché cacchio, sono libri e quindi non possono essere buttati, bisogna tenerli così andanti da una parte all'altra sino a quando non iniziano a macerarsi nelle mani. È ovvio che prima o poi un libro, essendo un oggetto cartaceo, si rovina in maniera tale da dover essere buttato, anche perché non tutti i libri che noi leggiamo, non tutti i libri contemporanei saranno destinati a diventare dei classici, perché poi c'è anche da fare quest'altra distinzione. Perché sotto quei commenti molti dicevano: ah, i libri vecchi non sono da buttare, i libri vecchi sono dei classici. No, non tutti i libri vecchi sono i classici, sono dei classici. Il classico è una tipologia di libro che non solo ha passato il muro del tempo, questo ostacolo molto, molto difficile, ma sono dei libri che continuano a dirci qualcosa tutt'oggi. Io ho dei libri di mia nonna scritti agli inizi del 1900, che però sono dei semplicissimi romance, così come vengono pubblicati anche adesso. Quei libri non sono libri classici, non li si può paragonare a un Calvino, a un Kafka o a chissà quale altro autore classico, e neanche autore classico, ma libro classico, perché non tutti i libri di uno stesso autore diventano poi dei classici, c'è anche da fare questa distinzione. Quindi il fatto di per sé che un libro abbia tanti anni non vuol dire che quello sia un classico. Può essere semplicemente un libro, come magari tanti che ho io in libreria, che proprio per il fatto che magari li ho io tra 80 anni e sarà ancora così, però ai miei nipoti non gliene fregherà niente, perché sono libri estremamente datati e inutili per il periodo futuro. C'è da fare anche questa distinzione, perché molte persone non riescono a capire probabilmente che non tutti i libri sono uguali, anche sotto quel punto di vista, ma non è detto che siano dei libri brutti. Ecco, per esempio, Piccoli esperimenti di felicità, no? Vi lascio qui la copertina. È un libro, secondo me, bellissimo, ma è anche un libro che è estremamente situato ai giorni nostri, che già tra una decina, una ventina d'anni, probabilmente non avrebbe più l'attrattiva che ha suscitato per me in questo periodo. Magari non mi piacerà più così come mi è piaciuto adesso. Perché non è un libro che avrà sempre qualcosa da dire, come possono essere per esempio i libri di Vonnegut, e vi sto parlando di un autore che personalmente non mi piace tantissimo, però mi rendo conto che le sue opere meritano di essere lette per il contenuto, per ciò che hanno da dire, anche se stilisticamente non piacciono. Un altro esempio è Hemingway. Da poco sono riuscita a recuperare, a leggere Il vecchio e il mare, il libro tra l'altro che mi ha creato un blocco enorme quando ero adolescente, perché
me l'avevano dato da leggere quando ero alle elementari, e io, no, quando ero alle medie, e io non sono assolutamente riuscita più a leggere niente per parecchio tempo. Comunque ve ne parlerò in un video a parte di quel libro. Ecco, io leggendolo ora con la consapevolezza di lettrice che ho adesso, so che quel libro. Capisco perché quel libro è arrivato sino ai nostri giorni con la fama che ha, però contemporaneamente non mi piace. La differenza tra quel libro che non mi piace e La voce dentro di Sarah Graham, se non erro, è che La voce dentro è un libro che secondo me, ora come ora, non ha nessun motivo di esistere e non avrà motivo di esistere neanche tra 10 anni, perché non ha nessun significato, la storia non ha nessun significato profondo che può essere trasmesso. Può piacere o non piacere oggi? Assolutamente, è un libro che può piacere tranquillamente. Personalmente non mi piace, personalmente me ne voglio liberare. Ma non è che siccome a qualcun altro è piaciuto in maniera particolare, io mi devo tenere quel libro a occuparmi spazio in libreria. È il valore che per me ha un libro, per esempio, di Tolkien, di Gaiman o di Pratchett stesso, non lo avrà mai un libro, che cosa ne so, di Volo o della Kinsella. Per quanto, per esempio, a me piaccia tantissimo la Kinsella, però la metto su un piano completamente diverso rispetto a Pratchett, per fare un esempio. Eppure mi piace, però secondo me sono libri di valore completamente diverso. Ecco, l'unica cosa appunto è quella di non scadere né in un eccesso né in un altro, né nel reputarlo un oggetto sacro che soltanto gli eletti possono permettersi, ma neanche identificarlo come un oggetto di mero consumo da far vedere e da mostrare senza riconoscerne il valore in quanto oggetto di lettura, appunto. Trovare una via di mezzo, soprattutto personale, senza andare a vedere nelle librerie degli altri, senza andare a vedere che cosa ci fanno gli altri con i libri che hanno deciso di prendere, eccetera, potrebbe essere un buon punto di partenza per vivere la lettura in maniera più leggera, più tranquilla. Bisogna ricordarsi che leggere è un piacere, non un dovere. E probabilmente anche questo fatto di dovere è legato all'idea di libro come oggetto sacro. Un libro sacro è un libro che tu devi leggere, che devi affrontare, perché merita, perché bisogna farlo. Oddio, mi sento un sacco pennacchio in questo momento. Non lo so, ditemi voi un pochino cosa ne pensate di questo argomento, se secondo voi è giusto che il libro sia un oggetto che si differenzia da tutti gli altri oggetti umani che trasmettono storie, oppure se è meglio tirarlo giù da questo piedistallo per renderlo più vicino alla quotidianità di tutti e magari quindi spingere le persone a leggere senza bisogno di aver paura di ciò che stanno prendendo in mano. Ecco, che non faccia sentire obbligati a un determinato parere, a una determinata attenzione, ma che possa semplicemente rappresentare un passatempo leggero e piacevole. Quando parlo di questi argomenti mi rendo conto di non riuscire mai a fare un filo conduttore di ciò che sto dicendo. Devo sicuramente migliorare sotto questo punto di vista, anche perché questi video polemica sicuramente quest'anno ci saranno tantissimo, perché è un po' quello che ha caratterizzato la mia tesi di laurea e una volta che mi sarò laureata, sperando di riuscire a farlo nel breve periodo, mi piacerebbe parlare insieme a voi degli argomenti che ho trattato. Tra questi argomenti ovviamente c'è questo che vi ho appena accennato, diciamo così, che però si concentra maggiormente sul dogma di cui parlava Pennac. Appunto, il bisogna leggere, poi del consumismo applicato ai libri e alla lettura e cose simili. Diciamo che ci sono tante tematiche che ho trattato e che vorrei portare sul canale per poterne discutere con voi e per poter avere così anche altri punti di vista. In ogni caso, io spero che il video vi sia piaciuto, anche se sono abbastanza sicura che sia abbastanza confusionario. Per ora vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!